Bentornati a tutti sul mio canale. In questo video troverete i capitoli dall'11 al 15 del libro Le cronache di Narnia. Iniziamo subito. Capitolo 11. Digory e zio Andrew sono nei pasticci. Qualcuno potrebbe pensare che gli animali fossero ben sciocchi se, alla vista di zio Andrew, non si erano accorti che la strana creatura apparteneva alla stessa specie dei due bambini e del cocchiere. Ma il fatto è che gli animali non sanno cosa siano i vestiti. Di conseguenza, avevano pensato che l'abitino di Polly, il completo giacca e pantaloni che indossava Digory e il cappello del vetturino facessero parte del corpo, come per loro la pelliccia o le piume, tanto per intendersi. Non potevano sapere che i tre appartenevano alla stessa specie, perché non avevano mai parlato con loro e lo stesso fragolino nutriva dubbi sulla questione. Inoltre, zio Andrew era di gran lunga più alto dei due bambini e molto più magro del cocchiere. Era vestito di nero, tranne un panciotto bianco che in verità non era più bianco, e aveva una gran massa di capelli grigi, niente affatto in ordine, che gli animali non ricordavano di aver notato negli altri tre. Capirete perché fossero alquanto perplessi. A peggiorare la situazione il fatto che zio Andrew non fosse in grado di pronunciare neanche una parola. A dire il vero, ci aveva provato, quando il bulldog gli si era rivolto con le frasi che conoscete, anche se lui era convinto che l'orrendo animale avesse solo ringhiato. Lo zio aveva allungato una mano tremante e aveva balbettato: «Accuccia, bello, accuccia!» Ma gli animali non l'avevano capito, come lui non riusciva a capire loro. Alle bestie era parso di sentire solo un vago sibilare, non parole. Meglio così, perché nessuno dei cani che ho incontrato, e soprattutto un cane parlante del regno di Narnia, vorrebbe mai sentirsi dire «accuccia, bello, accuccia!» È un po' come se qualcuno vi chiamasse «tesorucci miei». Lo zio Andrew si sentì mancare e cadde a terra svenuto. «Ehi!» esclamò un facocero. «Questo è un albero, come avevo pensato!» Bisogna ricordare che le creature di Narnia non avevano mai visto qualcuno cadere o svenire. Il bulldog, che nel frattempo aveva continuato ad annusare lo zio, alzò la testa e disse: «Ma non vedete che è un animale? Secondo me è della stessa specie degli altri tre». «Io non sono d'accordo», protestò uno degli orsi. «Un animale non si lascia cadere a terra come ha fatto questa cosa. Noi siamo animali e non cadiamo a terra così. Noi stiamo in posizione eretta. Guardate!» L'orso si sollevò sulle zampe posteriori, fece un passo indietro, inciampò in un ramo basso e cadde di schiena, lungo disteso. «La terza burla, la terza burla!» strepitò tutta eccitata la cornacchia. «Continuo a pensare che sia un albero», intervenne nuovamente facocero. «Se fosse un albero, dovrebbe avere un nido di api», disse l'altro orso. «Questo non è un albero», replicò il tasso. «Prima che cadesse a terra, mi era sembrato che dicesse qualcosa». «Ma no, era il vento che giocava con i suoi rami», chiarì il facocero. «Non vorrei dirci che è un animale parlante», obiettò la cornacchia al tasso. «Guarda che non ha detto una parola». «Eppure potrebbe essere un animale di una specie particolare», disse l'elefante. «Anzi, l'elefantessa. Ricorderete che suo marito era stato convocato da Aslan per il consiglio. Secondo voi questa protuberanza biancastra non potrebbe essere una sorta di faccia? E i buchi non potrebbero essere gli occhi e la bocca? Certo, non c'è il naso, ma tuttavia non è il caso di essere pignoli. Solo pochi di noi possiedono un vero naso». E così dicendo si guardò la punta della proboscide, compiaciuta. «Non sono affatto d'accordo», replicò il bulldog. «La signora elefante ha perfettamente ragione», concordò il tapiro. «Sapete cosa vi dico?» annunciò l'asino. «Forse si tratta di un animale che non riesce a parlare, ma che può pensare. Magari è stato fatto apposta per stare in piedi», disse pensieroso la signora elefante. Con molta delicatezza afferrò zio Andrew con la proboscide e lo rivoltò a testa in giù,
debole e ormai ridotto a uno straccio com'era. In questo modo alcune monete saltarono fuori dalle tasche. 2 mezze sterline, 3 mezze corone e una moneta da 6 pence. Ma anche questo non servì a molto. Zio Andrew svenne di nuovo. «Avete visto?» gridarono in coro alcuni animali. «Non è un animale, questa cosa non è viva». «Ve lo dico io, è un animale», assicurò il bulldog. «Annusatelo anche voi». «L'odore non è tutto», chiarì la signora elefante. «Oh, andiamo bene. Se non ci si può fidare del proprio naso, su che cosa si può fare affidamento?» «Beh, magari sul proprio cervello», rispose con voce soave l'elefantessa. «Non sono assolutamente d'accordo», disse il bulldog. «Comunque sia, dobbiamo fare qualcosa», sottolineò la signora elefante. «Potrebbe trattarsi del battivo, e in questo caso deve essere subito consegnato ad Aslan. Allora, sentiamo cosa ne pensa la maggioranza. Secondo voi è un animale o un albero?» «Un albero, un albero!» gridarono quasi tutti in coro. «Molto bene», disse la signora elefante. «Se è un albero, deve essere piantato. Bisogna scavare subito una bella buca». Le due talpe si occuparono in fretta di questa parte del lavoro. Ci fu qualche piccola discussione su quale estremità dovesse essere interrata, e bisogna dire che la maggior parte degli animali avrebbero preferito mettere la testa sottoterra. Infatti, sostenevano che le gambe fossero i rami, e quindi le cose morbide grigiastre, i capelli, dovevano essere le radici. Ma poi altre creature obiettarono che l'estremità biforcuta dell'albero era la più sporca di terra e la più allungata, proprio come sono le radici, e quindi finalmente decisero di piantarlo non di testa, ma di piedi. Una volta pigiata la terra, zio Andrew rimase fuori dalla buca dalle ginocchia in su. «Non so, mi pare così appassito», esclamò l'asino. «A questo c'è subito rimedio. Basta innaffiarlo. Penso che forse per un servizio di questo tipo il mio naso potrebbe...» Come potete notare dal tono, la signora elefante non voleva offendere gli animali presenti. «Non sono assolutamente d'accordo», disse Bulldog. Ma, incurante della protesta, la signora elefante si diresse verso la riva del fiume, riempì d'acqua la proboscide e tornò indietro per prendersi cura dello zio Andrew. La corta animale fece la spola tra il fiume e l'albero, fino a che non gli ebbero vesciato addosso litri e litri d'acqua. Allo zio gocciolavano le falde della finanziera, come se avesse fatto il bagno vestito di tutto punto. Alla fine rinvenne, ma che risveglio fu il suo. Per il momento, tuttavia, non ci occuperemo più di lui e passeremo a cose più importanti. Meglio lasciargli il tempo per pensare alle sue malefatte, non vi pare? Nel mentre, Fragolino trottava con Digori sulla groppa. Il fragore degli altri animali era ormai lontano, mentre il gruppo di Aslan e dei suoi consiglieri era sempre più vicino. Digori sapeva che non era educato interrompere un'assemblea tanto solenne, ma non c'era altro da fare. A una parola di Aslan, l'elefante, i corvi e gli altri animali si fecero da parte. Digori scivolò giù dal cavallo e si trovò faccia a faccia con Aslan. Il leone era ancora più bello, più fiero e con il pelo più fulvo dorato di quanto il ragazzo ricordasse, al punto che Digori non ebbe il coraggio di affrontarne lo sguardo. «Mi scusi, signor leone Aslan, eccellenza», balbettò. «Mi darebbe, per favore, qualche frutto magico della terra per far guarire la mia mamma?» Dentro di sé Digori sperava ardentemente che il leone pronunciasse un sì sonoro, ma aveva anche tanta paura che dicesse di no. Le parole di Aslan lo presero alla sprovvista. «Questo è il ragazzo», disse Aslan rivolto ai suoi consiglieri, senza degnare Digori di uno sguardo. «Questo è il ragazzo che ha commesso l'atto». «Povero me, cosa ho combinato stavolta?» pensò Digori. «Figlio di Adamo», proseguì Aslan. «Una strega cattiva è nascosta nella neonata terra di Narnia.
racconta ai saggi animali come è arrivata fin qui. Nella mente di Digori balenarono una decina di risposte possibili. Poi pensò che la cosa migliore è dire la verità, sempre e comunque. «Sono stato io a portarla qui, Aslan», rispose Digori a bassa voce. «Perché lo hai fatto?» «Volevo allontanarla dal mio mondo e riportarla nel suo. E credevo che fosse questo. Come ha fatto la strega cattiva a raggiungere il tuo mondo, figlio di Adamo?» «Con la magia». Il leone non disse una parola e da quel silenzio Digori capì di dover proseguire. «Tutta colpa di mio zio Aslan. È stato lui ad allontanarci dal nostro mondo grazie a degli anelli magici. Io non avevo scelta perché dovevo andare a cercare Polly. Lo zio l'aveva fatta scomparire prima che l'aveva mandata in un altro mondo. Poi, in un secondo momento, Polly e io abbiamo incontrato la strega in un luogo chiamato Charn e lei si è aggrappata a noi quando...» «Voi avete incontrato la strega?» lo interruppe Aslan con una voce bassa in cui si avvertiva la minaccia di un ruggito. «La strega si è svegliata», balbettò il povero Digori. E poi, diventato pallidissimo, proseguì più spedito. «Anzi, l'ho svegliata io. Volevo suonare la campana per vedere cosa sarebbe successo. Polly non voleva. Ha cercato di fermarmi. Non è colpa sua. Lei non c'entra. Le ho anche fatto male, perché voleva impedirmi di suonare la campana. So che non avrei dovuto farlo, ma... non so, forse ero vittima dell'incantesimo scritto sotto la campana». «Davvero?» chiese Aslan, continuando a parlare con voce bassa e profonda. «No, adesso mi rendo conto che non è così», rispose Digori. «Mi sono solo raccontato una bugia». Ci fu una lunga pausa. Digori non poté fare a meno di pensare di aver rovinato tutto. Aveva perso la possibilità di aiutare la sua mamma a guarire. Poi il leone parlò di nuovo, stavolta non rivolgendosi a Digori. «Cari amici, il mondo nuovo che vi ho donato ha solo 7 ore di vita e già una forza malvagia vi si è introdotta all'interno, risvegliata e condotta qui dal figlio di Adamo». Le creature di Narnia, Fragolino compreso, puntarono gli occhi su Digori, che provò l'ardente desiderio di essere inghiottito dalla terra e scomparire. «Ma non per questo dobbiamo arrenderci», proseguì Leone, parlando a tutte le bestie. «Da questa presenza negativa scaturirà altro male, ma è ancora lontano e comunque sarò io ad affrontarlo, cosicché il male peggiore ricadrà su di me. Per adesso facciamo in modo che per centinaia e centinaia di anni questa sia la regione felice di un mondo felice. E dal momento che la stirpe di Adamo ha portato il male, la stirpe di Adamo ci aiuterà a combatterlo. Venite avanti voi due». Le ultime parole erano rivolte a Polly e al cocchiere, che erano appena arrivati. Polly, con gli occhi spalancati e la bocca aperta, non riusciva a distogliere gli occhi da Aslan, mentre stringeva forte la mano del vetturino. Quest'ultimo diede un'occhiata al leone e si tolse il cappello. Nessuno lo aveva mai visto con la testa scoperta. Sembrava più giovane, più attraente e somigliava a un contadino più che a un cocchiere londinese. «Figlio», disse Aslan rivolto al vetturino, «io ti conosco da tempo. Mi riconosci?» «Beh, no, signore», rispose l'altro. «Perlomeno non secondo il significato comune del termine. Però, se posso parlare liberamente, sento di averla incontrata da qualche parte, signore». «Hai detto bene», replicò il leone. «Tu sai più di quello che credi di sapere e vivrai così a lungo che potrai conoscermi meglio. Come ti sembra questa terra?» «È una festa continua», rispose il cocchiere. «Ti piacerebbe vivere qui per sempre?» «Vede, signore, io sono sposato», spiegò il brav'uomo. «Se mia moglie fosse a mio fianco, non avremmo esitazioni. Vorremmo vivere qui entrambi senza tornare mai a Londra. Noi siamo gente di campagna». Aslan alzò la testa irsuta, aprì le enormi fauci e lanciò una nota lunga. Una sola nota
che racchiudeva un immenso potere. Al sentirla, il cuore di Polly cominciò a battere all'impazzata. La bambina era sicura che fosse un richiamo e che chi lo udiva non potesse fare a meno di obbedire. Anzi, l'avrebbe fatto volentieri, seppur lontano molti mondi e molte epoche. Così, quando una donna giovane e dal volto onesto spuntò fuori dal nulla e si sedette vicino a lei, Polly, seppur meravigliata, non fu particolarmente colpita né intimorita. Capì all'istante che doveva essere la moglie del cocchiere e che era arrivata dal nostro mondo senza ricorrere a noiosi anelli magici, ma così, semplicemente come un uccello raggiunge il suo nido. La giovane donna era stata colta nel bel mezzo di un bucato perché indossava il grembiule. Aveva le maniche rimboccate fino al gomito e le mani ancora insaponate. Se avesse avuto il tempo di mettere il vestito buono, sarebbe sembrata bruttissima. Invece così pareva molto graziosa. La giovane donna era convinta di sognare e per questo non corse subito incontro al marito per chiedergli cosa fosse successo. Ma quando vide il leone non le sembrò più di vivere un sogno e per qualche ragione misteriosa non ne ebbe paura. Gli rivolse un mezzo inchino, come sapevano ancora fare alcune ragazze di campagna di quei tempi. Poi si avvicinò al cocchiere e lo prese per mano, guardandosi timidamente intorno. «Figli miei», disse Aslan, fissandoli entrambi, «voi sarete il primo re e la prima regina di Narnia». Il cocchiere rimase a bocca aperta per lo stupore e le guance della moglie si colorarono di un rosso intenso. «Darete un nome a tutte le creature, le amministrerete, insegnerete loro la giustizia e proteggerete dai nemici quando compariranno. E questo avverrà perché c'è una strega malefica nascosta nel nostro mondo». Il vetturino deglutì 2 o 3 volte, si schiarì la gola e infine parlò. «La prego di perdonarmi, signore. La ringrazio molto, ma sono sicuro, e anche mia moglie sarà d'accordo, di non essere il tipo adatto a questo impegno. A scuola ci sono andato poco». «Ebbene», disse Aslan, «sai usare la vanga e l'aratro? Sai ricavare nutrimento dalla terra?» «Sì, signore, credo che saprei cavarmela benino. Dall'altra parte ci sono cresciuto nei campi. Saprei governare queste creature con mano ferma e gentile, tenendo bene a mente che non sono schiave come le bestie mute del mondo in cui sei nato, ma animali liberi e parlanti. Ci proverò, signore, cercherò di essere giusto con tutti. E saprai educare i tuoi figli e i tuoi nipoti perché facciano altrettanto? Voglio provarci, signore. Cercheremo di fare del nostro meglio, vero, Nelly? E non farai favoritismi né fra tuoi figli né fra le altre creature? E non lascerai che qualcuno sia sottomesso a un altro né che venga sfruttato ingiustamente? Non ho mai sopportato queste cose, signore. È la verità. E se sorprenderò qualcuno a farle, gli darò io quello che merita», concluse cocchiere. Durante la conversazione la sua voce si era fatta più distesa e profonda. Adesso sembrava la voce di un ragazzo di campagna più che quella sbrigativa e tagliente di un londinese di umili origini. «E se i nemici marceranno contro questa terra, perché ci saranno dei nemici, sarai sempre al primo posto durante gli attacchi e all'ultimo durante le ritirate? Signore, uno non può sapere come si comporterà se prima non viene messo alla prova. Io non ho mai combattuto, a parte qualche scazzottata, ma cercherai comunque di fare il mio dovere. E in questo modo faresti tutto ciò che ci si aspetta da un re. La cerimonia dell'incoronazione avverrà quanto prima, e allora tu, i tuoi figli e i figli dei tuoi figli sarete benedetti. Alcuni diventeranno re di Narnia, altri regneranno sulla terra di Arken, che si trova dietro le montagne meridionali. E tu, giovane figlia», e qui si rivolse a Polly, «sii la benvenuta. Hai perdonato il ragazzo per l'offesa che ti fece nel salone delle statue, nel palazzo desolato di Charn, la maledetta?» «Sì, Aslan, è tutto a posto, grazie», balbettò Polly.
Questo è bene, rispose Leone. E adesso è il tuo turno, ragazzo. Capitolo 12. L'avventura di Fragolino. Digori aveva la bocca quasi appiccicata da quanto era stretta. Con il passare del tempo si era sentito sempre più a disagio e ora sperava soltanto di non mettersi a piangere a dirotto per non fare brutta figura davanti a tutti. «Figlio di Adamo», lo chiamò Aslan, «sei pronto a combattere e annientare il male che hai fatto nella mia dolce terra di Narnia nel giorno della sua nascita?» «Non so cosa potrei fare», rispose Digori. «La regina è fuggita e...» «Ti ho chiesto se sei pronto», lo interruppe Leone. «Sì», disse Digori. Per un attimo aveva anche pensato di rispondere. «Cercherò di darle una mano, a patto che mi prometta di aiutare la mamma». Ma per fortuna si rese conto che Leone non era assolutamente il tipo con cui scendere a compromessi. Tuttavia, appena ebbe risposto «sì», pensò a sua madre, alle grandi speranze di poterla salvare che aveva nutrito e a come erano svanite. Gli salì un groppo in gola, gli occhi gli si riempirono di lacrime e sbottò. «Ma la prego, mi dia qualcosa che aiuti la mamma a stare meglio». Fino a quel momento Digori aveva fissato le zampe enormi e i grandi artigli di Aslan. Ora, preso dalla disperazione, il ragazzo aveva finalmente trovato il coraggio di guardare in faccia il leone. Quello che vide fu una delle cose più sorprendenti della sua vita. Il muso fulvo era chino su di lui e, meraviglia delle meraviglie, gli occhi della grande creatura brillavano, gonfi di lacrime. Erano lacrime così grandi a confronto di quelle di Digori, che per un attimo il ragazzo pensò che il leone fosse più addolorato di lui per la sorte della mamma. Figlio mio, prese a dire Aslan. Lo so, il dolore è incommensurabile. Solo io e te su questa terra sappiamo quanto esso sia grande. Vogliamoci bene, oh figlio. Tuttavia devi comprendere che ho il dovere di pensare al futuro di Narnia. La strega che involontariamente hai portato in questo mondo potrebbe tornare fra noi, anche se sento che non è ancora venuto il momento. È mia intenzione piantare un albero a cui la strega non abbia il coraggio di avvicinarsi e che salvi la nostra terra dalla sua cattiva presenza per molti e molti anni. Sarà così che Narnia potrà godere di un'aurora lunga e luminosa, prima che le nuvole vengano a oscurare il sole. Tu devi portarmi il seme per far crescere quell'albero. Sì, signore, rispose Digori. Non sapeva esattamente come e dove avrebbe trovato il seme, ma dentro di sé sentiva che ce l'avrebbe fatta. Il leone trasse un lungo respiro, si chinò ancora di più verso Digori e lo baciò sulla fronte. Improvvisamente il ragazzo sentì una forza e un coraggio che non aveva mai avuto. «Figlio, mio caro figlio», disse ancora Aslan. «Adesso ti dirò cosa devi fare. Voltati in direzione dell'ovest e dimmi cosa vedi». «Vedo montagne grandissime, Aslan», cominciò a descrivere Digori. «Vedo il fiume che precipita dalle rocce formando una cascata». E oltre le rocce ci sono alte montagne tutte coperte di foreste e oltre le foreste montagne più alte che sembrano buie, tanto sono scure. E infine laggiù in fondo vedo un gruppo di cime tutte coperte di neve, sembrano le Alpi in cartolina e al di là delle montagne c'è solo il cielo. «Hai visto quello che dovevi vedere», intervenne Leone. «La terra di Narnia finisce dove inizia la cascata e una volta raggiunta la cima delle rocce che ho appena descritto, sei nella foresta selvaggia. Devi attraversare le montagne fino a quando non incontrerai una verde vallata con un lago azzurro, quasi incastonata tra le montagne di ghiaccio. Al limite estremo del lago c'è un colle verde e ripido e sulla cima vi è un giardino. Al centro del giardino c'è un albero. Cogli una mela da quell'albero e portala qui da me». «Sì, signore», disse ancora Digori. Non aveva la benché minima idea di come scalare la roccia e raggiungere le montagne.
ma non ebbe il coraggio di dirlo a Leone per timore che suonasse come una scusa bella e buona. Quindi se la cavò con queste parole: «Aslan, io spero che tu non abbia fretta. Non credo di riuscire a portarle subito quello che mi hai chiesto. Piccolo figlio di Adamo, qualcuno ti aiuterà», rispose Aslan. Il leone si voltò verso il cavallo, che per tutto il tempo era stato tranquillamente accanto a loro, muovendo di tanto in tanto la coda per tenere alla larga le mosche. Fragolino aveva ascoltato la conversazione fra Digori e Aslan con la testa inclinata, forse perché erano parole piuttosto difficili da capire. «Mio caro cavallo», disse Aslan rivolto a Fragolino, «ti piacerebbe essere un cavallo alato? Avresti dovuto vedere Fragolino». Scosse la criniera, dilatò le narici e, al colmo della felicità, batté a terra uno degli zoccoli posteriori. Era chiaro che voleva essere un cavallo alato, ma disse soltanto: «Aslan, se tu vuoi, ma perché hai scelto proprio me? Non sono un cavallo molto abile. Che tu sia alato, che tu sia il padre di tutti i cavalli alati», ruggì Aslan, così forte da far vibrare il terreno. «Piumino sarà il tuo nome». Il cavallo fece uno scarto, come faceva a volte ai tempi della sua vita miserabile, quando era costretto a trainare una carrozza. Respirò rumorosamente e si contorse per raggiungere la parte posteriore del collo, come se una zanzara lo avesse punto sul dorso e volesse grattarsi. Poi, come quando le bestie erano emerse dalla terra, dalle spalle di Fragolino spuntarono due grandi ali, più grandi di quelle delle aquile e dei cigni, più grandi ancora delle ali degli angeli raffigurati sulle vetrate delle chiese. Le piume erano di un bel castano con riflessi di rame. Il cavallo diede un gran colpo d'ali e si librò nell'aria. Quando si trovò a 5 metri sopra Digori e Aslan, sbuffò, nitrì e fece una gran falcata. Poi, dopo aver disegnato un cerchio, toccò a terra con tutti e 4 gli zoccoli, sorpreso ma divertito. «Allora, Piumino, è bello? Ti piace?» chiese Leone. «È bellissimo, Aslan. E vuoi far salire in groppa il piccolo figlio di Adamo e condurlo sulla montagna che prima ho descritto?» «Cosa? Adesso? Subito?» balbettò confuso Fragolino o Piumino. «Come ormai bisogna chiamarlo. Evviva! Avanti, piccolo figlio di Adamo! Salta su e non temere! Ho già portato Cosini come te sulla groppa. Era molto, molto tempo fa, quando i prati verdi si stendevano a vista d'occhio e ricevevo zollette di zucchero». «Cosa confabulano le due figlie di Eva?» chiese Aslan all'improvviso, voltandosi verso Polly e la moglie del cocchiere, che nel frattempo erano diventate amiche. «Se mi permette, signore», rispose la signora Helen, perché la moglie del cocchiere, da quando era stata eletta regina, aveva abbandonato il diminutivo di Nelly, «io credo che la bambina voglia accompagnare il ragazzo, sempre che questo non crei problemi». «Piumino, tu cosa ne pensi?» chiese Leone rivolgendosi al cavallo. «Oh, uno o due non ha importanza, sono piccoli loro. Spero solo che l'elefante non abbia intenzione di unirsi a noi». L'elefante non aveva affatto il desiderio di unirsi ai nostri amici, e così il nuovo re di Narnia aiutò i ragazzi a salire sulla groppa di Piumino, cioè a Digori diede una bella spinta e depositò Polly personalmente su dorso del cavallo, come se si trattasse di una statuetta di porcellana fragilissima. «Ecco fatto, Fragolino. Scusa, Piumino, mai vista una partenza tanto strana». «Mi raccomando a te, Piumino», disse Aslan, «non volare troppo alto, non spingerti fin sopra i ghiacciai. Sta ben attento alle valli e ai prati. Seguili perché ti indicheranno la strada. Troverai sempre una via d'uscita, capito? E ora andate con la mia benedizione». «Oh, Piumino», Digori si chinò ad accarezzare il collo lucente del cavallo. «Non mi ero mai divertito tanto. Polly, tieniti forte a me, mi raccomando». Un secondo più tardi, la terra si staccò sotto di loro, sempre più lontana,
e quando Piumino fece un paio di giri di prova, come un piccione, prima di aggiustare la traiettoria e puntare a ovest, sembrò che il mondo si mettesse a girare. Sporgendosi Polly riusciva a malapena a distinguere i re e la regina, e perfino il maestoso Aslan era diventato un puntino giallo sulla superficie verde dell'erba. Il vento carezzava i loro visi e finalmente le ali di Piumino acquistarono un ritmo uniforme. Solcato dal fiume che sembrava un nastro d'argento vivo, il coloratissimo regno di Narnia si stendeva ai loro piedi, con le sue valli e le sue rocce, le distese d'erica e gli alberi di mille specie diverse. I nostri amici potevano già vedere oltre la cima delle colline che si trovavano sulla destra, a nord. Dietro le colline, la brughiera si dispiegava dolcemente fino a toccare la linea dell'orizzonte. A sinistra le montagne erano decisamente più alte, ma di tanto in tanto comparivano zone aperte che lasciavano intravedere, fra i pini della foresta, le terre meridionali che si perdevano dietro di esse, azzurre e lontane. «Laggiù c'è la terra di Arken», pronunciò Polly. «Sì, ma guarda avanti», quasi ordinò Digori. Un'enorme barriera di rocce si parò improvvisamente davanti a loro, proprio mentre i nostri eroi avevano già la vista abbagliata dalla luce del sole che danzava sulla cascata. Da lì il fiume, che nasceva sugli alti piani occidentali, precipitava nella terra di Narnia. Polly, Digori e Piumino volavano così in alto che a malapena sentivano il fragore della cascata. Ma ben presto scoprirono che non era abbastanza per sorvolare la cima delle rocce. «Credo che dovremmo procedere a zigzag», disse Piumino. «Mi raccomando, tenetevi ben stretti». Il cavallo cominciò a volare zigzagando, sempre più alto. L'aria si fece più fredda e i ragazzi sentirono il richiamo delle aquile sotto di loro. «Guardate, guardate indietro!» Adesso potevano vedere la valle di Narnia stendersi a oriente fino quasi al mare, dove toccava la linea dell'orizzonte. Volavano così in alto che riuscivano a distinguere le montagne frastagliate, piccole per la distanza, innalzarsi oltre le brughiere a nord-ovest e a sud, lontano una specie di deserto sabbioso. «Chissà che posti sono quelli, vorrei tanto che qualcuno ce lo spiegasse», disse Digori. «Io credo che non ci sia nulla laggiù, non ci abita ancora nessuno e non succede niente. Ricorda, Digori, il mondo è cominciato soltanto oggi. Ma prima o poi qualcuno abiterà queste terre», proseguì Digori, «e comincerà una nuova storia». «Meglio che per il momento non ci sia nulla», osservò Polly. «In questo modo nessuno sarà costretto a studiare storia, con tutte quelle battaglie e date». Adesso sorvolavano la cima delle rocce e in pochi minuti la valle di Narnia scomparve ai loro occhi. Seguivano sempre il corso del fiume, lungo una terra incolta e selvaggia, con ripide colline e foreste cupe. Le montagne più alte si stagliavano di fronte, ma i nostri amici avevano il sole negli occhi e non potevano vedere cosa ci fosse in quella direzione. Il sole, infatti, a mano che procedevano nel viaggio, si faceva sempre più basso e il cielo a occidente divenne simile a una gran fornace piena d'oro colato. Infine il sole calò dietro un picco frastagliato che si stagliava contro lo splendore del cielo come una sagoma di cartone. «Non fa troppo caldo quassù», disse Polly. «Cominciano a farmi male le ali», si lamentò Piumino. «E ancora non si vede la valle con il lago in mezzo che ci ha descritto Aslan. Che ne direste di scendere e cercare un posticino tranquillo per la notte? Tanto non ce la facciamo ad arrivare prima del buio». «Hai ragione, Piumino. E poi è senz'altro ora di cena». E così Piumino iniziò la discesa. Non appena furono arrivati vicino a terra, fra le colline, l'aria si fece più tiepida. Dopo aver viaggiato così tante ore, ascoltando solo il battito delle ali di Piumino, fu un piacere risentire i vecchi rumori di sempre. Il gorgoglio dell'acqua del fiume, che scorre su un letto di ciottoli
o lo scricchiolio dei rami mossi dal vento. Un buon profumo di terra scaldata dal sole, di erba e fiori accolse i nostri amici quando toccarono terra. Digoli balzò giù dal cavallo e aiutò Polly a smontare. Che meraviglia! Finalmente potevano sgranchirsi le gambe. Che fame! Esclamò Digori. Serviti pure, rispose Piumino, con la bocca piena d'erba. Poi sollevò la testa, continuando a masticare, mentre i fili d'erba gli uscivano dalla bocca come baffi. Avanti voi due, non fate troppi complimenti, ce n'è per tutti. Ma noi non mangiamo l'erba, protestò Digori. Borbottò Piumino parlando con la bocca piena. Non so proprio cosa dire. Perché non l'assaggiate? È buona, ve l'assicuro. Polly e Digori si guardarono sconsolati. Secondo me qualcuno avrebbe dovuto pensare alla nostra cena, disse Digori. Se ne sarebbe occupato Aslan se glielo aveste chiesto, rispose Cavallo. Ma non avrebbe potuto pensarci da solo, chiese Polly. Sì, in effetti hai ragione, replicò Piumino, sempre con la bocca piena. Ma ad Aslan piace sentirsi chiedere le cose. E adesso che dobbiamo fare? Domandò Digori. Francamente non lo so, rispose Cavallo, a meno che non proviate ad assaggiare l'erba. Vi piacerà, vedrete. Piumino, non essere sciocco, protestò Polly, battendo il piede. Mi sembra chiaro che gli esseri umani non possono mangiare l'erba, proprio come tu non puoi mangiare lo spezzatino. Per l'amor del cielo, vogliamo smettere di parlare di cibo? Serve solo a peggiorare la situazione, intervenne Digori. Quindi propose a Polly di usare l'anello magico e tornare a casa, a procurarsi qualcosa da mangiare. Non poteva andarci lui stesso perché aveva fatto una promessa e non voleva mancare la parola data ad Aslan. Se fosse ricomparso in famiglia, qualcuno avrebbe potuto vederlo e impedirgli di tornare a Narnia. Polly però non volle saperne di lasciarlo solo e Digori riconobbe che era molto gentile da parte sua. Se ricordo bene, dovrei ancora avere qualche caramella al latte in tasca. Meglio di niente. Perfetto, esclamò Digori. Ma fa bene attenzione a non toccare l'anello, Polly. Era un'operazione assai difficile e delicata, ma alla fine ci riuscirono. La carta che conteneva le caramelle era cartocciata e appiccicaticcia, e non fu facile tirarle fuori. In una situazione simile, gli adulti avrebbero sicuramente preferito saltare pasto, piuttosto che mangiare delle caramelle vecchie e stantie. È nota la mancanza di fantasia degli adulti, ma Polly e Digori non si persero d'animo. In tutto le caramelle in questione erano 9. Digori ebbe la brillante idea di mangiarne 4 ciascuno e di piantarne la 9ª. Disse infatti, «Se dall'asta del lampione è nato un alberello luminoso, perché da questa non dovrebbe venir fuori un albero di caramelle?» Fu così che Polly e Digori scavarono una buchetta nell'erba e seppellirono la caramella. Poi mangiarono le altre, 4 ciascuno, cercando di farle durare più che potevano. Quando Piumino ebbe finito di spazzolare la gustosa erbetta e fu sazio, si distese a terra. I bambini lo raggiunsero e si appoggiarono al corpo tiepido del cavallo, uno da una parte e uno dall'altra. Piumino li coprì con le ali e allora si sentirono veramente a riparo. Quando le giovani e luminose stelle del nuovo mondo spuntarono nel cielo, Polly e Digori cominciarono a scambiarsi confidenze. Digori parlò di come sperava di aiutare sua madre e di come fosse invece costretto a mantenere la promessa fatta ad Aslan. Poi ripeterono da cima a fondo le istruzioni del leone, compresi i segni di riconoscimento dei luoghi che avrebbero dovuto attraversare prima di raggiungere il giardino in montagna. Stavano scivolando lentamente dalle parole al sonno, quando Polly si scosse all'improvviso e fece «Shh! Silenzio!» Tutti e tre tesero l'orecchio. «Forse era solo il vento fra gli alberi», disse infine Digori. «Questa storia non mi piace affatto», sussurrò Piumino. «Aspettate, sentite anche voi quello che sento io. Per Aslan, qui c'è qualcosa». Il cavallo balzò su, facendo un gran rumore,
mentre i bambini erano già in piedi da tempo. Piumino cominciò a trotterellare avanti e indietro, annusando tutto e lanciando strani nitriti. I ragazzi si spostarono in punta di piedi, dando un'occhiata dietro ai cespugli e agli alberi. Erano sicuri di aver visto qualcosa che si muoveva, e ci fu un momento in cui Polly fu certa di aver individuato una figura alta, scura, e fuggiva verso ovest. Ma non riuscirono a catturare nulla e nessuno. Per cui Piumino si stese nuovamente sull'erba e i bambini si accovacciarono sotto le ali protettrici. Erano talmente stanchi che caddero subito in un sonno profondo. Piumino invece rimase sveglio a lungo, continuando a muovere le orecchie in ogni direzione e talvolta rabbrividendo appena, come se una mosca gli si fosse posata sul naso. Ma infine anche lui cadde addormentato. Capitolo 13. Un incontro inatteso. «Piumino, Digori, sveglia!» disse Polly. «Guardate, l'albero delle caramelle è già cresciuto e questa è l'alba più bella che abbia mai visto». Il sole tiepido del primo mattino diffondeva timidi raggi sulla foresta. L'erba bagnata di rugiada aveva assunto un colore grigiastro e i fili sottili delle ragnatele parevano d'argento. Proprio accanto a loro, durante la notte, era cresciuto un alberello dal tronco molto scuro, grande all'incirca come un melo. Aveva le foglie biancastre, un po' cartacee come le foglie della lunaria, ed era carico di frutti marroncini che somigliavano ai datteri. «Evviva! Che bello!» esclamò Digori. «Ma prima voglio fare un tuffo». Attraverso un boschetto pieno di fiori, Digori raggiunse di corsa la riva del fiume. «Vi è mai capitato di fare il bagno in fiume di montagna dove l'acqua illuminata dal sole, scorrendo sulle pietre rosse, gialle e verdi, forma ogni tanto delle cascatelle? Potete non crederci, ma è bello come al mare. Anzi, forse di più». Dopo il bagno Digori si rivestì senza asciugarsi, ma poco importava. Quel bagno ci voleva proprio. Quando Digori tornò indietro, fu la volta di Polly di andare a bagnarsi nelle acque del fiume. O almeno fu quello che raccontò quando raggiunse gli altri. «Noi sappiamo che Polly non sapeva nuotare, ma è meglio lasciar perdere e non impicciarsi nelle faccende che non ci riguardano». Anche Piumino volle fare un salto al fiume. Si mise controcorrente e cominciò a bere. Poi scosse la criniera e nitrì parecchie volte. Intanto Polly e Digori avevano il loro bel da fare con l'albero delle caramelle. Quei frutti erano deliziosi, non proprio come caramelle, visto che avevano più succo ed erano più morbidi. Diciamo che erano frutti che sapevano di caramella. Anche Piumino fece un'abbondante e ottima colazione. Assaggiò un frutto. Gli piacque molto, ma disse che a quell'ora del mattino preferiva l'erba fresca. Infine, non senza difficoltà, i ragazzi si accomodarono sulla sua groppa e via. Cominciarono la seconda parte del viaggio. Fu ancora più bello del giorno prima, sia perché i tre viandanti si sentivano freschi e riposati, sia perché il nuovo sole era alle spalle. E si sa, le cose si vedono meglio quando la luce viene da dietro. Fu una cavalcata stupenda. Le grandi montagne coperte di neve si stagliavano davanti a loro in ogni direzione. Le valli che sorvolavano erano così verdi e i torrenti che scendevano dai ghiacciai per confluire nel grande fiume erano di un azzurro così intenso che ai ragazzi parve di volare sopra smeraldi e zaffiri di proporzioni gigantesche. Polly e Digori avrebbero voluto che quella parte del viaggio durasse a lungo. Poco dopo, invece, si trovarono tutti e tre a fiutare l'aria. Ci fu un incrociarsi di «Ehi, cos'è? Sentite qualcosa? Da dove viene?» Un profumo intenso e molto buono che pareva venire dai fiori e dai frutti più deliziosi del mondo. Saliva da chissà quale direzione. «Credo che venga dalla valle con il lago in mezzo», disse Piumino. «È vero», confermò Digori. «Guardate, c'è una collina verde proprio all'estremità del lago. Che acqua azzurra!» «È il posto!» esclamarono all'unisono. Piumino, stringendo in cerchi sempre più piccoli, iniziò la discesa e intorno a loro i picchi delle montagne, coperti di ghiaccio, diventarono sempre
più alti. A mano che planavano, l'aria si faceva più tiepida e dolce, tanto dolce da farli emozionare. Piumino planava ad ali ferme e spalancate, gli zoccoli scalpitanti pronti a toccare terra. La collina verde e scoscesa venne loro rapidamente incontro. Un istante più tardi Piumino atterrò un po' goffamente sul pendio. I ragazzi rotolarono sull'erba morbida e accogliente, senza farsi male, e si tirarono su con appena un po' di fiato grosso. Erano a tre quarti della salita e iniziarono così la scalata per raggiungere la cima del colle. Secondo me, Piumino non ce l'avrebbe mai fatta senza le ali che lo bilanciavano e che di tanto in tanto gli consentivano di svolazzare. Tutto intorno alla cima della collina correva un muro molto alto ricoperto d'erba, al di sopra del quale sporgevano i rami degli alberi che crescevano all'interno. Gli alberi avevano foglie verdi che diventavano azzurre e argentee se il vento le agitava. Quando i tre viaggiatori ebbero raggiunto la cima, dovettero quasi fare il giro completo della parete prima di trovare il cancello d'ingresso, un altissimo cancello d'oro ben chiuso che guardava esattamente a est. Fino a quel momento Piumino e Polly avevano pensato di entrare nel giardino insieme ad Igori, ma cambiarono idea. Lasciatemi dire che non ho mai visto un luogo più intimo e riservato in vita mia. Si capiva subito che apparteneva a qualcuno e soltanto un pazzo si sarebbe sognato di varcare il cancello senza una ragione speciale. Anche Digori capì che gli altri non potevano e non dovevano entrare con lui. Per cui si avvicinò al cancello da solo. Lo aveva ormai di fronte quando si accorse che sul cancello d'oro vi era un'iscrizione, incisa con lettere d'argento. Ecco cosa diceva: entra per il cancello d'oro o non entrare affatto. Prendi la mia frutta per gli altri o non toccarla affatto. Perché quelli che ruberanno e queste mura scavalcheranno scopriranno le passioni del cuore e il tormento troveranno. Prendi la mia frutta per gli altri, ripete Digori tra sé. Beh, in effetti è proprio quello che devo fare. Questo significa che io non posso assaggiarla. Poco male, ma non capisco perché precisare. Entra per il cancello d'oro. Chi penserebbe di scalare un muro così alto, visto che c'è il cancello? Digori lo toccò appena, e subito questo si spalancò. Le grate rivolse verso l'interno, girando i cardini senza fare il minimo rumore. Ora che Digori vedeva l'interno del giardino, si rese conto che era ancora più riservato di quanto avesse immaginato. Il ragazzo entrò e si guardò intorno. Anche l'acqua della fontana che si trovava al centro scorreva quasi senza fare rumore. Il profumo intenso che poco prima aveva colto Digori e i suoi amici ora lo avvolgeva. Quel luogo sembrava felice, ma era così serio. Digori riconobbe l'albero che faceva al caso suo, perché era al centro del giardino e soprattutto perché le splendide mele argentee appese ai rami brillavano di luce propria e rischiaravano le zone in ombra dove la luce del sole non aveva accesso. Andò immediatamente all'albero e colse una mela, ma prima di metterla nella tasca interna della giacca non poté fare a meno di ammirarla e annusarne il delizioso profumo. Non l'avesse mai fatto. Una fame e una sete terribile si impossessarono di lui, insieme a desiderio immenso di assaggiare la mela. Digori si affrettò a metterla in tasca. Ma che fare? Ce n'erano tante altre. Dopotutto, la massima sul cancello non era un ordine, solo un consiglio. E parliamoci chiaro, a chi interessano i consigli? Ma anche se si fosse trattato di un ordine, cosa c'era di male nel mangiare una mela? Del resto Digori aveva già osservato una parte della raccomandazione, quella che riguardava gli altri. Mentre si perdeva in queste considerazioni, alzò lo sguardo verso i rami più alti del melo. Lassù, su un ramo che si trovava proprio sopra la sua testa, era appollaiato un magnifico uccello. Sembrava addormentato, ma forse non era così, visto che aveva un occhio appena socchiuso. Più grande di un'aquila, aveva il petto color zafferano e la coda violacea.
Il che dimostra, avrebbe commentato Digori, al momento di raccontare la storia ad altri, che nei luoghi incantati devi sempre stare allerta. Non sai mai se ti tengano d'occhio. Da parte mia penso che non avrebbe osato cogliere la mela in ogni caso e avrebbe resistito alla tentazione di mangiarsela. I bambini di allora avevano bene in testa i comandamenti del tipo «non rubare». Comunque non si può avere la certezza assoluta. Digori era sulla via del ritorno, in direzione del cancello, quando si fermò per dare un'ultima occhiata. Per poco non si prese un colpo. A pochi metri da lui c'era la strega, che proprio in quell'attimo buttò via il torsolo della mela che aveva appena finito di mangiare. Il succo del magico frutto era più scuro di quello che potreste immaginare e le si era appiccicato tutto intorno alla bocca. Digori si rese conto che la strega doveva aver scavalcato il muro e capì il significato dell'ultima frase incisa sul cancello, quella che riguardava il tormento e le passioni del cuore. La strega, infatti, sembrava più forte e più superba che mai, addirittura trionfante, ma il suo volto era pallido come la morte, quasi una maschera di sale. Tutto questo passò per la mente di Digori in meno di un secondo. Dopodiché il ragazzo corse come il vento in direzione del cancello, inseguito dalla strega. Non appena fu uscito dal giardino, il cancello si richiuse spontaneamente dietro di lui. Questo gli diede un piccolo vantaggio sulla strega, ma per poco. Riuscì a raggiungere gli altri e a gridare «Presto, presto, Polly! Piumino, andiamo via!» Ma la strega aveva già scavalcato il muro coperto d'erba e lo aveva quasi raggiunto. «Non ti avvicinare!» gridò Digori, rivolgendosi verso di lei. «O scompariremo! Non fare un solo passo in avanti, hai capito?» «Stupido!» replicò la strega. «Perché fuggi da me? Non voglio farti del male. Se non mi ascolti, non conoscerai il segreto che potrebbe renderti felice per il resto della tua vita». «Grazie, non mi interessa», rispose Digori, ma nonostante questo ascoltò le parole della strega. «So perché ti trovi qui», proseguì lei. «Ero vicino a voi la notte scorsa e ho sentito quello che vi siete detti, tu e la tua amica. Hai colto un frutto nel giardino e lo hai messo in tasca. Devi portarlo indietro, senza poterlo assaggiare, perché devi consegnarlo al leone in modo che possa mangiarlo e servirsene lui. Povero ingenuo, lo sai che frutto è quello? Te lo dirò. Lo hai colto dall'albero della giovinezza, dall'albero della vita. Io lo so perché l'ho mangiato e comincio già ad avvertirne i suoi effetti. Adesso sono certa che non invecchierò e non morirò mai. Avanti, assaggia il frutto. Vivremo in eterno e governeremo questo mondo oppure il tuo, se vorrai tornare indietro. Io sarò regina e tu il mio re». «No, grazie, non mi interessa. Non mi importa di vivere in eterno se nel frattempo tutte le persone che conosco mi avranno lasciato. Io voglio una vita normale. Voglio morire e andare in paradiso. Che ne sarà di tua madre? Eppure dici di volerle bene. Cosa c'entra mia madre? Ma non capisci, ingenuo che sei, che un solo morso di quella mela potrebbe guarirla per sempre? Avanti, tu hai la mela in tasca e noi due siamo qui da soli, lontanissimi dal leone. Usa i tuoi poteri e torniamo nel mondo da cui provieni. In meno di un minuto sarai al capezzale di tua madre e potrai farle assaggiare il frutto della giovinezza. 5 minuti più tardi le sue guance riacquisteranno colore e non soffrirà più. Qualche minuto ancora e ti dirà che si sente forte, sempre più forte. Poi cadrà in un sonno profondo. Pensa, un sonno ristoratore, dolce, sereno, senza sofferenza, senza dover più prendere le medicine. Il giorno dopo ti comunicherà che ormai sta benissimo e comincerà a riprendersi a meraviglia. Nella tua casa tornerà la gioia e tu finalmente avrai accanto a te la tua mamma come tutti gli altri ragazzi». «Ah!» L'esclamazione di Digori suonò come un lamento soffocato. Il ragazzo si portò una mano alla testa. Sapeva bene che la scelta che aveva di fronte era terribile e definitiva.
«Cosa ha fatto per te, leone? Perché dovresti essere suo schiavo?» insisté la strega. «Come potrà aiutarti quando sarai tornato nel tuo mondo? E cosa penserà tua madre quando verrà a sapere che avevi la possibilità di guarirla, di riportarla alla vita e far sì che il cuore di tuo padre non si spezzasse per il dolore? Ma hai preferito fare da messaggero a un animale feroce in uno strano mondo che non ha nulla a che fare con il tuo?» «Io non credo che il leone sia un animale feroce», disse Digori con voce inaridita. «Lui non so. Ascolta bene, è molto peggio di un animale feroce. Guarda come ti ha ridotto, un ragazzo senza cuore. E succede lo stesso a tutti quelli che lo stanno a sentire. Ragazzo crudele e insensibile. Faresti morire la tua mamma piuttosto di...» «Sta zitta!» gridò l'infelicissimo Digori, con la stessa voce inorridita. «Credi che non capisca? Ma ho fatto una promessa. Non potevi sapere che cosa avresti promesso. Nessuno ci troverebbe nulla da ridire.» «La mamma sì», proseguì Digori, che ormai non aveva più la forza di parlare. «La mamma non approverebbe il mio comportamento. È stata lei a insegnarmi che si devono mantenere le promesse, che non si deve rubare, eccetera. Sarebbe la prima a dirmi di non farlo se fosse qui. Ma scusa, perché dovrebbe saperlo?» chiese la strega con una voce dolce e suadente, che strideva con l'espressione crudele. «Non hai bisogno di dirle dove hai preso la mela. Neppure tuo padre dovrà saperne niente. Nel tuo mondo nessuno dovrà immaginare la verità. Quanto all'unica testimone, la bambina, intendo, puoi lasciarla qui.» Non avrebbe mai dovuto dire una cosa del genere. Digori sapeva che Polly sarebbe potuta tornare a casa comunque, grazie all'anello che aveva in tasca, ma la strega lo ignorava. E il suggerimento di abbandonare l'amica fece capire a Digori che tutto quello che aveva detto era falso e cattivo. Anche se era afflitto, ora aveva le idee chiare e si rivolse alla strega con un tono ben diverso. «Senti un po'», disse con voce decisa, «a te cosa importa? Perché all'improvviso mostri tanto interesse per la sorte di mia madre? Cosa c'entra con te? Avanti, scopri il tuo gioco.» «Bravo, Digori», gli sussurrò Polly all'orecchio. «E adesso via.» Non aveva osato intromettersi nella discussione, perché, capirete bene, non era sua madre che stava morendo. «Monta su!» Digori aiutò Polly a salire sulla groppa di Piumino, balzandovi anche lui il più in fretta possibile. Il cavallo aprì le ali, pronto a spiccare il volo. «Sì, andatevene, poveri ingenui», gridò la strega. «Pensa a me, ragazzo, quando sarai vecchio e debole, e ricordati di quando hai dato un calcio all'eterna giovinezza. Un'occasione del genere non ti capiterà mai più.» I tre erano così alti nel cielo che a malapena poterono sentire gli anatemi della strega, la quale, dal canto suo, non aveva voglia di perdere tempo a guardarli mentre si allontanavano. La videro che scendeva per il fianco della collina, diretta a nord. Quella mattina erano partiti presto e Digori non era rimasto a lungo nel giardino incantato, ragion per cui Polly e Piumino furono dell'avviso di proseguire nel volo e raggiungere Narnia prima di notte. Sulla via di ritorno Digori non disse neppure una parola e gli altri due, del resto, non se la sentirono di fare commenti. Era molto triste, poveretto, e non era ancora certo di aver fatto la cosa giusta, ma tutte le volte che ripensava alle lacrime che aveva visto scendere dagli occhi di Aslan si rincuorava. Per tutto il giorno Piumino volò ad ali spiegate verso est, lungo il fiume, attraverso le montagne e fin sopra le colline selvagge, dove gli alberi crescevano fitti, e poi ancora sulla cascata, per scendere verso i boschi di Narnia, oscurati dall'ombra delle rocce. Il cielo alle loro spalle si tingeva di rosso, quando Piumino vide gli animali radunati sulla riva del fiume. Tra loro c'era anche Aslan. Il cavallo si preparò all'atterraggio, planando con le quattro zampe in avanti. Arrivato quasi a terra, chiuse le ali e toccò il suolo, fermandosi dopo qualche passo al piccolo galoppo. I ragazzi smontarono,
Digori si incamminò fra animali, nani, satiri e ninfe che si facevano da parte per lasciarlo passare. Si diresse verso Aslan, gli porse la mela e disse: «Le ho portato la mela che mi aveva chiesto, signore». Capitolo 14. Come venne piantato l'albero. «Molto bene», rispose Aslan. Al suono della sua voce la terra tremò. Digori capì che tutti gli abitanti di Narnia avevano ascoltato le sue parole e che la storia delle sue avventure insieme agli amici si sarebbe tramandata di padre in figlio per secoli, forse per sempre. Ma Digori non corse il rischio di atteggiarsi a presuntuoso, perché al cospetto di Aslan non ebbe neppure il tempo di pensarci. Stavolta riuscì a sostenere lo sguardo del leone, poté guardarlo negli occhi. Il ragazzo aveva dimenticato i suoi guai e si sentì invadere da una grande felicità. «Molto bene, figlio di Adamo», fece ancora il leone. «Grazie per il frutto che hai desiderato mangiare, che avresti voluto succhiare e che ti ha fatto piangere. Solo la tua mano potrà piantare il seme dell'albero destinato a proteggere Narnia. Lancia la mela sulla sponda del fiume, dove la terra è più soffice». Digori eseguì quello che gli era stato comandato. Tutti rimasero in perfetto silenzio e fu possibile sentire il tonfo della mela che atterrava sul fango. «Molto bene, un bel lancio davvero. Ma adesso procediamo all'incoronazione del re Frank di Narnia e della regina Hélène, sua sposa», disse Aslan. Finora i due ragazzi non avevano notato il re e la regina. Erano avvolti in abiti strani e molto belli. All'altezza delle spalle iniziava un lungo strascico di stoffa preziosa, le cui estremità erano sostenute da 4 nani per i re e da 4 ninfe per la regina. Sulla testa non avevano nulla, ma Hélène si era sciolta i capelli e bisogna ammettere che era molto più carina. Ma non erano gli abiti né i capelli a rendere Frank e Hélène così diversi da un tempo. I loro volti avevano un'espressione nuova, soprattutto quello del re. L'aria furba e scaltra da attaccabrighe che aveva assunto quando faceva il cocchiere a Londra era definitivamente scomparsa, mentre adesso risaltavano il suo coraggio e la gentilezza. Doveva essere stata l'aria che si respirava del nuovo mondo a compiere la trasformazione, oppure le lunghe conversazioni con Aslan. O forse tutte e due le cose. «Parola mia, il vecchio padrone è proprio cambiato», sussurrò Piumino all'orecchio di Polly. «Adesso sì che è un vero padrone». «Già, ma non mi sussurrare all'orecchio, mi fai solletico», rispose Polly. «E adesso alcuni di voi dovranno sbrogliare quel groviglio di alberi per farci vedere cosa c'è dentro», disse Aslan. Digori vide che c'erano 4 alberi piantati l'uno accanto all'altro, con i rami raccolti insieme o legati con pezzetti di legno, in modo da creare una specie di gabbia. I due elefanti e alcuni nani, servendosi della proboscide e di piccole asce, riuscirono a sciogliere ben presto l'intricata matassa. Comparvero 3 sagome. La prima era un alberello che pareva d'oro, la seconda un albero d'argento e la terza una cosa miserevole a vedersi, con indosso abiti bagnati, pieni di fango e che sedeva tutta curva in mezzo ai 2 tronchi. «Oddio, quello è zio Andrew!» esclamò Digori. Ma per capire cos'era successo è necessario tornare un po' indietro. Ricorderete che le bestie avevano cercato di piantare lo zio e lo avevano perfino annaffiato. Quando l'acqua lo aveva riportato in sé, lo zio si era trovato bagnato fradicio, sepolto fino all'altezza delle ginocchia e circondato da un branco di animali selvatici in cui, ai bei tempi, non avrebbe mai pensato di imbattersi. Come reazione, lo zio aveva cominciato a strillare come una vecchia gallina spennacchiata, il che mi sembra comprensibile. In un certo senso era la cosa giusta, perché gli strilli avevano convinto gli animali che quella cosa era viva. Così lo avevano tirato fuori dalla buca, ma i pantaloni erano ormai uno stato indecente. Appena aveva avuto le gambe libere, lo zio aveva provato a scappare, ma l'elefante, con un rapido movimento della proboscide, lo aveva afferrato per la vita e aveva messo fine al tentativo di fuga.
Tutti si erano detti d'accordo di tenerlo prigioniero in un posto sicuro, perlomeno fino a quando Aslan non l'avesse visto e deciso il da farsi. Per questo avevano costruito una specie di gabbia e avevano continuato a tenerlo d'occhio, per impedirgli di fuggire. Poi gli avevano offerto da mangiare, ovviamente ciò che secondo loro lo strano prigioniero avrebbe gradito di più. L'asino aveva raccolto una grande quantità di cardi e aveva cominciato a lanciarli nella gabbia, ma non sembrava che zio Andrew li avesse apprezzati. Gli scoiattoli lo avevano letteralmente bombardato di nocciole, ma lui si era coperto la testa con le mani per ripararsi. Gli uccelli avevano continuato a fare la spola per portargli tutti i vermi che riuscivano a raccogliere. L'orso poi si era rivelato di una gentilezza veramente fuori dal comune. Nel pomeriggio aveva scovato un nido di api selvatiche e invece di mangiarselo, vi posso garantire che gli era venuta l'acquolina in bocca, aveva deciso di offrirlo a zio Andrew. E qui la faccenda si era fatta pericolosa. L'orso aveva lanciato il favo appiccicoso dall'alto, attraverso l'apertura della gabbia, con il brillante risultato di farlo cadere in faccia al vecchio mago. L'orso, al quale sarebbe sembrato più che naturale trovarsi con un favo pieno di api sul muso, non era riuscito a capire perché zio Andrew si fosse lanciato indietro, barcollando e finendo con l'inciampare sui cardi. Comunque, come il facocero raccontò più tardi, ho visto io stesso coi miei occhi che un po' di miele era entrato nella bocca della strana creatura e mi sembrava che gli fosse piaciuto. Gli animali si erano affezionati a quella buffa cosa e speravano che Aslan desse loro il permesso di tenerla. I più scaltri erano convinti che gli strani rumori che uscivano dalla sua bocca avessero un significato ben preciso. Lo avevano ribattezzato Brandy perché borbottava quelle sillabe molto spesso. Giunta la sera, gli animali si erano visti costretti a lasciarlo solo. Aslan era impegnato a dare istruzioni al re e alla regina e aveva avuto altre cose importanti da fare. Così non aveva trovato il tempo di occuparsi del povero vecchio Brandy. Con tutte le nocciole, le banane, le mele e le pere che le avevano lanciato gli animali, zio Andrew non aveva dovuto preoccuparsi della cena. Ma bisogna ammettere che non aveva passato una notte tranquilla. «Tirate fuori da lì quella creatura!» ordinò Aslan. Uno degli elefanti sollevò lo zio con la proboscide e lo adagiò ai piedi del leone. Zio Andrew era troppo terrorizzato per dire o fare qualcosa. «Per favore, Aslan!» disse Polly. «Prova a rassicurarlo. Non vedi che trema come una foglia? Puoi dirgli qualcosa che lo convinca a non tornare mai più qui?» Pensi davvero che abbia voglia di tornarci? Vedi, Aslan, potrebbe mandare qualcun altro. L'asta di ferro trasformata in un albero di lampione l'ha impressionato a tal punto che pensa... Quell'uomo pensa delle solenni sciocchezze, cara ragazza. La grande esplosione di vita cui ha avuto la fortuna di assistere dura già da qualche giorno, perché la canzone che ho intonato all'inizio per far sì che gli animali e le cose prendessero vita vibra ancora nell'aria e permea la terra. Ma non durerà a lungo. Non posso spiegare tutto questo al vecchio peccatore e non posso dargli conforto, perché ha fatto in modo di non poter capire le mie parole. Se decidessi di parlargli, si convincerebbe di aver sentito solo ruggiti e mugolii. Figli di Adamo, perché vi difendete da ciò che può farvi bene? Ma non preoccuparti, offrirò a quell'essere l'unico dono che è ancora in grado di ricevere. Il leone era piuttosto dispiaciuto. Si chinò e, quasi soffiando sul volto terrorizzato del mago, disse: «Dormi, dormi, e almeno per qualche ora allontana da te tutti i tormenti e dolori che da solo ti sei procurato». Zio Andrew si girò dall'altra parte e cadde in un sonno profondo. «Prendetelo e mettetelo da una parte disteso», dispose Aslan. «Continuerà a dormire ancora per un bel po'. E ora, amici nani, al lavoro. Dateci prova della vostra abilità nel forgiare i metalli. Il vostro re e la vostra regina aspettano le rispettive corone». Una miriade di nani, più di quanti se ne potessero immaginare, corse all'albero d'oro. Ne raccolse le foglie e staccò alcuni rami,
Soltanto allora i ragazzi si resero conto che l'albero era veramente d'oro, tenero e facile da plasmare. Naturalmente era nato dalle 2 mezze sterline che erano cadute dalla tasca di zio Andrew, quando gli animali lo avevano messo a testa in giù per poterlo piantare. Lo stesso valeva per l'albero d'argento. In quel caso si trattava delle 3 mezze corone. Come per incanto comparvero cataste di legna da ardere, martelli, incudini, mantici e tenaglie. In un batter d'occhio fu acceso un grande fuoco e i mantici soffiarono a ritmo continuo, mentre l'oro fondeva e i martelli picchiettavano senza sosta. 2 talpe, alle quali Aslan già di prima mattina aveva dato l'ordine di addentrarsi nelle viscere della terra, lasciarono ai piedi dei nani mucchi di pietre preziose dell'incomparabile bellezza. Ben presto dalle mani dei nani, piccolissime ma sorprendentemente abili, presero forma le 2 corone. Non erano come quelle dei re e delle regine d'Europa, brutte e pesanti, ma leggere, delicate, dalla foggia assai semplice. Corone d'oro che, una volta indossate, riuscivano a rendere perfino più belli. Quella del re era tempestata di rubini, quella della regina di smeraldi. Quando le corone si furono raffreddate nel fiume, Aslan invitò Frank e Helen a inginocchiarsi davanti a lui e le posò sulle loro teste. Poi disse: «Alzatevi, re e regina di Narnia, padre e madre dei re che verranno e regneranno su Narnia e sulle isole della terra di Arken. Siate giusti, clementi e coraggiosi, che la mia benedizione scenda su di voi». Tutti acclamarono la coppia reale, chi abbaiando, chi nitrendo, chi con lunghi barriti o sbattendo le ali. Il re e la regina stavano in piedi, impettiti, e avevano un aspetto decisamente solenne, a parte una leggera timidezza che li rendeva ancora più nobili. Digori era impegnato ad acclamare la coppia reale quando sentì la voce di Aslan che diceva: «Guardate!» Si girarono tutti e trattennero il fiato per la magnificenza e la grandiosità dello spettacolo. Non molto lontano dal luogo dell'incoronazione era nato un nuovo albero. Doveva essere cresciuto in silenzio, discreto, mentre tutti partecipavano ai festeggiamenti. I rami che si allargavano in ogni direzione sembravano far luce invece che ombra, e le mele d'argento spuntavano da sotto le foglie come stelle in cielo. Ma quello che riempiva di stupore e toglieva letteralmente il respiro era il profumo che l'albero emanava. Per qualche istante i presenti non furono in grado di pensare a quel profumo tanto insolito. «Figlio di Adamo», disse Aslan, «quest'albero è frutto della tua semina. E voi, abitanti di Narnia, avrete come primo dovere quello di proteggere l'albero, perché è e sempre sarà il vostro scudo. La strega di cui vi ho parlato è fuggita e ora si trova nel nord del mondo. Là costruirà la sua casa e rafforzerà i suoi poteri magici. Ma fino a quando l'albero sarà rigoglioso, non oserà metter piede a Narnia. Non oserà avvicinarsi perché il profumo di quest'albero, che per noi è gioia, vita e salute, per la strega rappresenta morte, dolore e disperazione». Tutti guardavano l'albero con rispetto, quando Aslan girò la testa all'improvviso e guardò i ragazzi con i suoi grandi occhi. «Cosa succede, figli miei?» chiese Leone. Si era accorto che Polly e Digori parlottavano animatamente fra loro, a bassa voce. «Oh Aslan!» balbettò Digori, diventato rosso. «Mi sono dimenticato di dirti che la strega ha già mangiato una delle mele. Era uguale a quelle che crescono su quest'albero». Ma Digori non confidò a Leone tutto quello che aveva in mente. Per fortuna ci pensò Polly. Nonostante tutto, Digori continuava ad aver paura di essere considerato uno sciocco. «E allora, Aslan, abbiamo pensato che forse c'è qualcosa di sbagliato in quello che hai appena detto e che alla strega il profumo delle mele non dia affatto fastidio. Perché pensi questo, figlia di Eva? Perché ha mangiato una mela, mia giovane amica. Per questo la strega ha orrore di tutto quello che la circonda. Succede a quelli che colgono e mangiano i frutti al momento sbagliato, nel modo sbagliato. I frutti sono buoni,
ma loro li odieranno subito e per sempre. Adesso capisco. Con la strega il frutto magico non ha funzionato perché l'ho accolto nel modo sbagliato. Perciò non rimarrà giovane in eterno, vero? Questo no, purtroppo. Gli eventi seguono sempre il loro corso. La strega ha esaudito il suo desiderio più grande. L'attendono giorni gagliardi, eterni, in cui penserà di essere al centro del mondo e di tutte le cose. Ma vivere in eterno con il cuore corroso dal male e dalla cattiveria significa vivere nella disperazione e nel dolore. E questo la strega ha già cominciato a capirlo. Aslan, io stavo per mangiare un frutto di quell'albero, confessò Digori. Allora anch'io. Anche tu, disse il leone, perché il frutto ha sempre effetto, ma per quelli che agiscono di propria iniziativa si tratta di un effetto funesto. Se un abitante di Narnia avesse rubato volontariamente una mela e l'avesse piantata qui per proteggere la nostra terra, ci sarebbe riuscito. Il frutto, insomma, avrebbe mantenuto i suoi poteri, ma sarebbe stata una Narnia diversa, e questo sarebbe diventato un impero feroce e crudele, come quello di Charn, e non la terra buona e gentile di adesso. E dimmi, figlio, la strega voleva convincerti a portare a termine un'altra faccenda, vero? È vero, Aslan. Voleva che portassi a casa, alla mia mamma, uno di quei frutti. Capisci adesso che la mela avrebbe guarito tua madre, ma né tu né lei avreste più conosciuto gioia e felicità? Sarebbe arrivato il giorno in cui sia tu che la tua mamma avreste rimpianto amaramente di aver assaggiato quel frutto. Certi che sarebbero stato meglio morire per la malattia che l'aveva afflitta in passato. Digori non riusciva a rispondere perché aveva gli occhi gonfi di lacrime. Ormai aveva perso tutte le speranze di vedere sua madre guarita, ma se da un lato soffriva terribilmente, dall'altro aveva capito che il leone sapeva cosa sarebbe accaduto se avesse portato quel frutto nel suo mondo e che ci sono cose più terribili della perdita di qualcuno che ci è tanto caro. Aslan parlò di nuovo e stavolta le sue parole furono lievi come un sospiro. Questo sarebbe accaduto con una mela rubata, ma non è quello che avverrà adesso, perché ti regalerò ciò che può dare gioia e felicità. Si tratta di qualcosa che non ti renderà eterno, ma potrà guarire dolore e malattie. Vai, cogli una mela dall'albero. Per un attimo Digori rimase immobile, senza capire bene cosa dovesse fare. Si sentiva come se il mondo girasse nel verso sbagliato, creandogli dei grossi problemi di orientamento. Poi, come in un sogno, mentre il re, la regina e le altre creature salutavano il suo passaggio, si diresse verso l'albero, colse una mela e la mise in tasca. Quindi tornò da Aslan. «Per favore, posso andare a casa?» chiese. Aveva dimenticato di dire grazie, ma il ringraziamento era sottinteso e il leone capì. Capitolo 15. La fine di questa storia è l'inizio di tutte le altre. «Non avete bisogno di anelli quando io sono con voi», tuonò la voce di Aslan. I due ragazzi sbatterono le palpebre e si guardarono intorno. Erano di nuovo nella foresta di mezzo. Zio Andrew era steso sull'erba e dormiva profondamente. Aslan era con loro. «Venite», li incoraggiò il leone. «Per voi è tempo di tornare a casa. Ma ci sono due cose importanti su cui vorrei richiamare la vostra attenzione. La prima è un avvertimento. La seconda è un comando. Guardate». Polly e Digori seguirono lo sguardo di Aslan e fra l'erba videro una buca con il fondo erboso e asciutto. «Quando siete stati qui l'ultima volta», disse Aslan, «al posto della buca c'era uno stagno. Voi ci siete saltati dentro, ricordate? E vi siete trovati dove il sole morente illuminava le rovine di Charn. Adesso lo stagno è scomparso, perché il mondo di Charn è finito, come se non fosse mai esistito. Fate in modo che la discendenza di Adamo ed Eva traga insegnamento da questo». «Sì, Aslan», risposero in coro i due ragazzi. E poi gli aggiunse: «Ma noi non siamo cattivi come in quel mondo, vero?» «Non ancora, figlia di Eva», rispose Aslan.
Non ancora, ma il vostro mondo si avvia a eguagliare quel primato. E non è detto che qualcuno di voi non riesca un giorno a scoprire un segreto malefico come la parola deplorevole e non decida di usarlo per distruggere tutti gli esseri viventi. Presto, molto presto, prima che la vecchiaia tinga di bianco i vostri capelli, le grandi nazioni del vostro mondo saranno governate da tiranni. A loro, simili in tutto e per tutto all'imperatrice Jadis, non interesseranno gioia, giustizia e compassione. Mi raccomando, mettete in guardia il vostro mondo. E adesso veniamo a comando. Cercate di impossessarvi degli anelli magici di zio Andrew e quando li avrete raccolti tutti, seppelliteli, in modo che nessuno possa usarli di nuovo. I due amici guardarono il volto del leone che concludeva il suo discorso. Non capirono come potesse accadere, ma un tratto il volto si trasformò in un mare dorato nel quale navigavano. Furono invasi da una gioia e da una sensazione di potenza tali che pensarono di non essere mai stati saggi, vivi, svegli e felici prima di allora. E il ricordo di quel momento li accompagnò per tutta la vita, al punto che, fino a che vissero, ogni volta che erano tristi, arrabbiati o impauriti, pensarono a quella felicità dorata e alla profusione di bene che ne scaturiva, e l'impressione che tutto questo fosse ancora lì, vicino a loro, a portata di mano, li fece subito sentire meglio. Un minuto più tardi, tutti e tre, lo zio Andrew era ancora addormentato, piombarono nella confusione e nel puzzo di Londra. Si trovavano sul marciapiede davanti alla porta d'ingresso dei Catterley e tranne la strega, il cavallo e il cocchiere, tutto era rimasto come l'avevano lasciato. C'era il lampione senza una delle aste, c'erano i rottami della carrozza distrutta e c'era ancora la folla. Tutti parlavano e alcuni erano inginocchiati accanto ai poliziotti che avevano subito l'ira di Jadis, cercando di consolarli. «Come vi sentite adesso? Non preoccupatevi, l'ambulanza sarà qui a momenti», dicevano. «Caspita, ma allora la nostra avventura è durata meno di un lampo», pensò Digori. La maggior parte dei presenti era all'affannosa ricerca di Jadis e del suo cavallo. Nessuno fece dunque caso ai ragazzi, dato che nessuno li aveva visti andare via o tornare. Per quanto riguarda zio Andrew, vuoi per le condizioni disastrose dei suoi abiti, vuoi per il miele che aveva ancora appiccicato sulla faccia, nessuno avrebbe mai potuto riconoscerlo. Per fortuna la cameriera se ne stava sulla porta a guardare la scena e i ragazzi non ebbero difficoltà nel far sgusciare zio Andrew in casa prima che qualcuno potesse fare domande. Lo zio li precedette di corsa su per le scale e per un attimo Polly e Digori temettero che volesse tornare nello studio per nascondere gli altri anelli magici, ma ben presto scoprirono che non era il caso di preoccuparsi. La cosa che in quel momento stava più a cuore allo zio era la bottiglia di brandy che conservava gelosamente nell'armadio. Una volta arrivato davanti alla porta della camera da letto, entrò e si chiuse subito a chiave. Quando ne uscì, dopo un bel po', aveva indosso la veste da camera e si diresse verso il bagno. «Polly, pensi tu a prendere gli anelli che troverai nello studio? Io vorrei andare dalla mamma», disse Digori. «Va bene, ci vediamo più tardi», rispose lei, cominciando a salire le scale. Digori impiegò almeno un minuto per riprendere fiato, poi entrò nella stanza dal letto della mamma. La povera donna era distesa nella posizione in cui Digori la vedeva ormai da tanto tempo, abbandonata sui cuscini, con il volto pallido e magro, che solo a guardarlo faceva piangere dalla compassione. Digori tirò fuori dalla tasca la mela della vita. Proprio come la strega Jadis, che nel nostro mondo era molto diversa da come appariva nel suo, il frutto del giardino incantato aveva un aspetto diverso. Nella stanza da letto c'erano molte cose colorate: il copriletto, la carta alle pareti, il sole che filtrava dalle finestre e la deliziosa vestaglia celeste della mamma. Ma quando Digori ebbe tirato fuori la mela, gli altri colori sembrarono dissolversi. La lucentezza e il magico splendore del frutto creavano strani giochi di luce sul soffitto e non si poteva che guardare la mela e solo la mela.
Il profumo del frutto della giovinezza era tale che pareva ci fosse una finestra aperta sul paradiso. «Caro, che frutto meraviglioso!» disse la mamma con filo di voce. «Mangerei questa bella mela, vero, mamma?» «Io, il dottore forse si arrabbierà, ma sento che devo mangiarla», sussurrò la donna. Digori sbucciò il prodigioso frutto e lo offrì alla mamma, spicchio dopo spicchio. La donna non aveva ancora finito di mangiarlo che, con un sorriso, sprofondò nel cuscino. Socchiuse gli occhi e cadde in un sonno profondo. Dopo tanto tempo, finalmente un sonno vero, naturale, ottenuto senza l'aiuto dei terribili farmaci che erano diventati l'unica cosa che la mamma desiderasse davvero. Digori la osservò bene. Adesso il suo viso era diverso. Si chinò su di lei e la baciò delicatamente, con dolcezza. Quando uscì dalla stanza aveva il cuore che gli batteva forte e aveva conservato il torsolo della mela. Per il resto della giornata, mentre non poteva fare a meno di notare come tutto quello che gli stava intorno fosse assolutamente comune e privo di magia, Digori continuò a dubitare che i poteri del frutto funzionassero contro la malattia della mamma, ma bastava ripensare all'espressione di Aslan per tornare a sperare. Quella sera Digori seppellì il torsolo di mela in giardino. L'indomani, durante la visita che il medico faceva alla mamma ogni mattina, Digori si affacciò sulle scale per ascoltare. Il dottore uscì dalla stanza con zia Letty e pronunciò queste parole: «Signorina Ketterly, sono sbalordito. È il caso di guarigione più straordinario che abbia mai visto nella mia lunga carriera. Un miracolo, un vero miracolo. Per il momento è meglio non parlarne affatto col piccolo Digori. Fino a che la situazione non si chiarisce, non voglio dargli false speranze. Ma secondo me...» Poi Digori non sentì più nulla, perché il dottore prese a parlare a bassa voce. Nel pomeriggio Digori andò in giardino e fece un fischio a Polly. Era un segnale convenuto. «Novità?» chiese Polly, affacciandosi al muro che divideva il suo giardino da quello dei Ketterly. «Tutto bene per la tua mamma?» «Credo che le cose stiano andando per il meglio», rispose Digori. «Però, se non ti dispiace, per il momento preferirei non parlarne. E tu, che mi dici degli anelli?» «Li ho qui con me, non preoccuparti. Ho i guanti. Perché non li seppelliamo subito?» «D'accordo. Ho lasciato un segno dove ho sepolto il torsolo di mela, ieri sera». Polly scese dal muro e insieme ai due bambini si diressero verso quella zona del giardino. Scoprirono ben presto che il segno era stato superfluo. Qualcosa spuntava dal terreno. Certo, non cresceva a vista d'occhio come i nuovi alberi di Narnia, ma era già sopra il livello del suolo. Polly e Digori presero una paletta da giardino e seppellirono gli anelli intorno all'alberello appena spuntato, compresi i loro personali. Dopo una settimana la madre di Digori stava decisamente meglio. Qualche giorno più tardi fu addirittura in grado di sedersi in giardino. Dopo un mese la casa sembrava un'altra. Zia Letty esaudiva tutti i desideri della mamma. Le finestre erano aperte e tendine coloratissime rendevano più luminose le stanze. C'erano fiori dappertutto e a tavola venivano servite le cornie per il libate. La mamma riprese a cantare accompagnandosi con il piano e siccome scherzava sempre con Digori e Polly, zia Letty ogni tanto diceva: «Ma Belle, non sei altro che una bambina troppo cresciuta». Di solito, quando le cose vanno male, ma proprio male, sembra che vadano sempre peggio. In compenso, non appena cominciano a migliorare, spesso andranno sempre meglio. Dopo circa 6 settimane di vita spensierata e allegra, giunse dall'India una lettera. Il mittente era il padre di Digori. In essa si diceva che il vecchio prozio Kirk era defunto e da questo si poteva dedurre che il papà di Digori sarebbe diventato molto ricco. Quindi aveva deciso di andare in pensione e tornare a casa appena possibile. Ma la cosa più fantastica era che finalmente la famiglia Kirk si sarebbe trasferita nella magnifica villa di campagna di cui Digori aveva sentito parlare a lungo e che non aveva ancora avuto il piacere di vedere. La grande villa con il parco, il fiume, i boschi,
i fossi, le stalle, le serre e dietro le montagne. Lì avrebbe avuto una vita felice con il suo papà e la sua mamma. Digori ne era sicuro. Ma prima di congedarci, lasciate che vi dica ancora un paio di cose. Polly e Digori rimasero amici per la pelle e nel periodo delle vacanze Polly andava sempre a trovare Digori nella sua splendida villa. Fu lì che imparò ad andare a cavallo, a nuotare, a mungere il latte, a scalare le rocce e a cucinare i dolci. A Narnia gli animali vissero in pace e concordia. Né la strega né altri nemici osarono turbarne la quiete per secoli e secoli. Il re Frank e la regina Helen, insieme alla loro prole, vissero felici e contenti, e il loro secondogenito divenne re della terra di Arken. I figli maschi sposarono delle ninfe, le figlie sposarono alcune divinità del fiume e della foresta. L'asta di ferro che la strega aveva piantato senza saperlo faceva luce giorno e notte nella foresta di Narnia. E quando molti anni dopo una bambina del nostro mondo raggiunse Narnia, durante una fredda notte in cui fioccava la neve, si imbatté nella luce ancora accesa. E questa nuova avventura ha in un certo senso a che fare con la storia che vi ho appena raccontato. Le cose andarono così. Ricordate l'alberello che era nato nel giardino di Digori, dopo che lui aveva sepolto il torsolo di mela magica? Bene, era cresciuto ed era diventato un bell'albero. Visto che era stato piantato nel suolo del nostro mondo, l'albero non aveva mele, che potesse guarire chi sta per morire, come era invece avvenuto con la madre di Digori. Comunque era carico di frutti bellissimi e saporiti, mele straordinarie che, pur non essendo magiche, erano fra le migliori che si trovassero in Inghilterra. Ma l'albero, dentro di sé, non aveva dimenticato l'altra pianta Narnia, l'albero madre cui apparteneva. Qualche volta, misteriosamente, i rami e le foglie si muovevano senza che soffiasse un alito di vento. Io credo che avvenisse quando a Narnia soffiava forte il vento da sud-ovest. Ma in seguito fu provato che nel legno dell'albero cresciuto nel giardino di Digori c'era ancora qualcosa di magico. Infatti, quando Digori era ormai un signore di mezza età e quando la casa dei Chatterley fu di sua proprietà, una violenta tempesta sradicò quasi tutti gli alberi della zona e fra questi il suo melo. Digori non poteva certo sopportare che proprio quell'albero diventasse legno da ardere e così, con una parte del legno, costruì un armadio per la sua villa di campagna. Tuttavia, non fu Digori a scoprire i poteri magici dell'armadio, ma qualcun altro. Fu così che iniziarono i primi scambi fra Narnia e il nostro mondo. Ma questa è un'altra storia e potrete leggerla nei libri successivi, quando Digori e la sua famiglia si trasferirono nella grande villa di campagna, portarono zio Andrew con loro. Questo perché il padre di Digori aveva detto: «Bisogna fare in modo che il vecchio zio non si cacci nei guai. E poi non mi sembra che sia giusto che zia Letty debba occuparsi sempre di lui». Zio Andrew non tentò più esperimenti di magia finché visse. Aveva finalmente imparato la lezione e in vecchiaia divenne molto più gentile e disponibile. Ma una cosa non poteva rinunciare: invitare gli ospiti a seguirlo, uno alla volta, nella sala del biliardo, dove si perdeva nel racconto di una signora bellissima e misteriosa, forse la regina di un paese che non è il nostro, che proprio lui aveva guidato per le strade di Londra. Aveva un gran brutto carattere, questo sì, era solito concludere lo zio. Ma che gran donna, signore, che gran donna! Fine capitolo, ci vediamo al prossimo video.